In Venezuela Oscar Pérez è stato sepolto nella più grande discrezione. Il chavismo ha steso un cordone sanitario attorno al cimitero per impedire a migliaia di persone di partecipare alle esequie. Le poche immagini che arrivano sono girate col telefonino. Sin dalla mattina il governo presidiava le strade che portavano al cimitero. A nulla sono servite le manifestazioni attorno alla camera mortuaria a Caracas, perché il corpo dell'uomo, che 7 mesi fa era diventato famoso gettando 2 granate sul Tribunale Supremo da un elicottero e chiamando i venezuelani alla rivolta, venisse onorato. Nemmeno il messaggio della madre dell'uomo, l'uomo che chiedeva le venisse restituito il corpo come gesto di pietà, è servito a nulla. In realtà, a vedere il documento dell'autopsia, la cosa avrebbe un senso. La causa della morte sarebbe un colpo alla testa, qualcosa che potrebbe apparire come un'esecuzione. Pérez aveva cercato di trattare la resa durante l'assedio, come si evince da questo video. La Guardia Nazionale Bolivariana avrebbe risposto con colpi di mortaio. Il sospetto è che i sopravvissuti dell'assalto della polizia siano stati finiti uno per uno. Mamma, coge. Mira, ahí se meten esos. Mira, no disparen. Van a entrar.